Molto spesso mi chiedete come usare Facebook. Come usare Facebook per promuovere la mia attività? E questa è la domanda che con una certa frequenza mi arriva. Beh, diciamo che se si trattasse solo di promuovere, potrei dirvi di utilizzare lo strumento di Facebook ADS. Anche lì c'è da capire, da imparare, da fare pratica, soprattutto per quanto concerne la profilazione del pubblico, però tutto sommato è uno strumento semplice, potete attivare delle campagne, delle inserzioni a pagamento e quindi convogliare una certa quantità di traffico targetizzato sulle vostre pagine. Potrei rispondervi così, ma una volta che abbiamo portato questo traffico sulle vostre pagine, quello che succede con una certa probabilità è che tutto questo traffico non faccia nulla, non compia alcuna azione utile per voi. Quindi che senso avrebbe portare migliaia di persone sulle vostre pagine se poi queste persone non interagiscono, non comprano, non fanno quello per cui voi avete messo in piedi tutta la giostra, no? È evidente dunque che se Facebook ha un ruolo in quella che potrebbe essere definita come la complessa dinamica della conversione del traffico in cliente, questo ruolo lo dobbiamo andare a cercare non tanto nella fase promozionale, quanto piuttosto nella fase di creazione del rapporto. Ecco dove Facebook comincia a svolgere un ruolo più strategico, più interessante. Allora la domanda dovrebbe essere: come posso creare dei rapporti prima ancora di vendere o di promuovere? Perché in qualunque contesto c'è un processo che vede la trasformazione del navigatore estraneo in amico e dell'amico in cliente. Ma per far sì che ciò accada è necessario creare dei rapporti. Quindi Facebook, in questo senso, può essere utilizzato in maniera straordinaria per creare una community. Ma per creare una community è necessario che voi abbiate un vostro canale di comunicazione. E per avere un vostro canale di comunicazione è necessario che voi sviluppiate dei contenuti. Ecco, allora, la domanda è: come creo dei rapporti? L'abbiamo corretta un po' la domanda, no? Perché come usare Facebook per promuovere la mia attività? Basta attivare delle campagne con Facebook ADS, ma non servirebbero quasi a nulla se non andiamo invece a creare un rapporto con la nostra community. Per creare un rapporto con la nostra community dobbiamo fare content marketing, dobbiamo sviluppare contenuti. Uno potrebbe chiedersi: Carlo, ma che tipo di contenuti, cosa scrivo, cosa dico, cosa faccio? Beh, è evidente che sono cose che devi imparare, perché se tu nel business di tipo tradizionale chiedessi a un imprenditore come si apre una pasticceria, sicuramente devi avere qualcuno che sappia fare i dolci all'interno della pasticceria. Se non sai fare i dolci, tu direttamente o trovi qualcuno che li sappia fare per te, oppure impari a fare i dolci. E lo stesso vale qui in Facebook, nel mercato del web, del digital. Per vendere e per promuovere in modo efficace serve un rapporto con la propria community, e per avere un rapporto utile, funzionale al tuo progetto è necessario che tu ti metta lì a sviluppare dei contenuti. Se non sai sviluppare dei contenuti, come per la pasticceria, devi imparare, oppure devi assumere qualcuno che lo faccia per te. Ora, quando voi mi scrivete, chi mi conosce da più tempo lo sa che io non ho peli sulla lingua, quando mi scrivete io ho la possibilità anche di leggere come mi scrivete queste domande. E molte volte, non dico sempre, molte volte mi accorgo che non sapete neanche scrivere. E se non sapete neanche scrivere, con ogni probabilità non sapete neanche leggere, perché semplicemente non lo fate, non leggete.
Ed è questo il punto. Quando vi chiedete come sviluppare contenuti, cosa dico, di cosa parlo, come posso catturare l'attenzione, è perché non leggete mai un cazzo. Non avete questa buona abitudine di leggere, di frequentare corsi, di farvela con quelle persone che prima di voi hanno già fatto questo percorso e forse hanno qualcosa da insegnarvi. Le cose si imparano studiandole sui libri, mettendole in pratica e poi sbagliando, e dagli errori si impara tantissimo, ma anche frequentando community o corsi nei quali c'è chi vi ha preceduto in tutto questo ed è in grado di raccontarvi il percorso più facile, perché chi vi ha preceduto ha già commesso degli errori ed è quindi in grado di elaborare delle strategie forse più efficaci di quelle che potreste elaborare voi, che vi trovate ad approcciare questo mondo al vostro primo giorno, quindi con un livello di esperienza molto basso. E allora, come si sviluppano i contenuti? Dovete imparare a farlo, dando per scontato che sono i contenuti quelli che vi permetteranno di creare un rapporto con il vostro pubblico. Quando comincerete a fare questo, non esiste ancora un pubblico, non c'è, lo dovete creare nel tempo. Ma per crearlo è necessario che voi facciate una di queste tre cose che vi dirò adesso, o anche tutte e tre insieme se volete. Dovete scrivere, dovete fare video, oppure dovete fare podcast se non volete mettere la vostra faccia di fronte a una videocamera, oppure potete fare tutte e tre queste cose insieme. Allora dovete attivare questi canali, gestirli con una certa frequenza e con una certa puntualità, offrire dei contenuti interessanti, e via via le persone cominceranno a seguirvi. E allora a quel punto Facebook, che lo state approcciando come un luogo nel quale costruire la vostra community, può lo stesso Facebook diventare la piattaforma nella quale avviene la promozione. Perché quando si è creato un rapporto con il vostro pubblico, non dovete più combattere con l'elemento fiducia, con l'elemento ma questo chi cazzo è che mi vuole vendere questo prodotto, questo servizio. Non c'è più questo problema qui. Nel momento in cui lavorate con il pubblico di Facebook, e non solo con quello di Facebook, ma qui stiamo parlando di Facebook, lavorate con i contenuti e le persone cominciano a seguirvi e voi fate questo lavoro quotidianamente. Perché dovete creare il vostro posizionamento, le persone devono cominciare a seguirvi sulla base di quello che raccontate, delle esperienze che andate a condividere, degli insegnamenti che potreste offrire attraverso i testi, attraverso i video, attraverso i podcast. Le persone cominceranno a seguirvi, a condividere quello che pubblicate, potrebbero condividere un video, condividere un testo, un post, e via via la vostra community cresce. Anzi, all'inizio, più che promuovere la vostra attività, no? Dovreste promuovere la vostra comunicazione, dovreste concentrarvi sulla comunicazione, dovete creare dei rapporti. Nel momento in cui quindi ingaggiate questo pubblico fatto di navigatori estranei, perché sono estranei per voi in questa fase iniziale, i contenuti, i podcast, i video, le immagini, i tutorial, tutto quello che volete, dipende dall'attività che poi avete in mente di sviluppare, andranno ad agire sulla mente e sulla psiche dei vostri lettori, trasformando cioè queste persone da navigatori estranei in amici, tra virgolette, nel senso che sono lettori interessati a quello di cui parlate. Non sono più semplicemente dei navigatori estranei diffidenti, ma sono lettori interessati che seguono il vostro ragionamento, che seguono i vostri messaggi, che cominciano a condividere i vostri contenuti e che vi daranno anche una mano a formare il vostro pubblico. Allora, quando vi trovate di fronte a una community di questo tipo, a quel punto l'attività promozionale del vostro business sarà più efficace. A quel punto potrete portare questo pubblico sulle vostre pagine di vendita. Naturalmente avete bisogno di pagine di vendita e naturalmente avete bisogno di qualcosa da vendere, ma questo è un altro discorso. Quindi, quando mi fate la domanda, Carlo, come devo utilizzare Facebook per promuovere la mia attività, facciamo un passo indietro, riformuliamo la domanda. Carlo, come devo utilizzare Facebook
per creare dei rapporti, perché nell'era del web e soprattutto oggi con Facebook, il marketing è ancora più di prima, perché già lo era prima, è conversazioni. Bisogna conversare con il proprio pubblico. E allora per conversare bisogna creare dei contenuti. Se non creiamo dei contenuti, su che cazzo conversiamo? Bisogna creare invece dei contenuti. Prendere degli argomenti, trattarli attraverso la scrittura, attraverso la videoripresa, attraverso un podcast, attraverso le immagini, no? Trattare degli argomenti, offrirli al nostro pubblico, far nascere un dibattito, ma anche quando non nasce un dibattito, comunque le persone seguono, leggono, cominciano a interagire. Nasce cioè un piccolo rapporto. Ecco, la prima conversione a cui tutti voi che mi fate questa domanda dovreste puntare è il rapporto. Il rapporto, non la promozione o la vendita, il rapporto. A voi dovrebbe stare più a cuore quello di conquistare la fiducia del lettore, avere cioè un lettore. Avere un lettore è già una grande conquista. Concentratevi su questo, sviluppate i vostri canali di comunicazione, formate il vostro pubblico, e una volta che avete formato il vostro pubblico, allora a quel punto possiamo utilizzare gli strumenti e le strategie, perché poi ci sarà anche un modo per portare questo pubblico sulle vostre pagine di vendita, e non semplicemente spammando il link nei vostri gruppi o sulle vostre pagine. Bisogna fare le cose in un certo modo, esiste quel certo modo di fare le cose che le fa funzionare poi queste cose, no? Però questo ci si arriva dopo. In una prima fase bisogna creare dei rapporti. Creare dei rapporti significa sviluppare dei contenuti e farlo con una certa cadenza periodica e con una certa puntualità. Le persone devono abituarsi al fatto che voi periodicamente postate dei contenuti attraverso gli articoli scritti, attraverso i video, attraverso i podcast. Il discorso naturalmente è molto ampio. In un video come questo io cerco di darvi quello che potrebbe essere un distillato, una sintesi di conoscenza. Ma se non sapete come fare, e soprattutto se avete questa cattiva abitudine di non leggere mai, di non frequentare corsi, e allora credo che sia arrivato il momento per voi, se volete veramente usare Facebook con intelligenza e profitto, allora credo che sia arrivato per voi il momento di cominciare a capire come si fanno veramente le cose. Dovete leggere, dovete formarvi, dovete imparare, perché se non lo sapete fare, dovete imparare a farlo.